Grazie per essere venuti stamattina a quella che è la presentazione del candidato sindaco di questa nuova lista che è nata un paio di mesi fa e che abbiamo deciso di chiamare Noi Rivarolo. Partirei da qui, partirei dalla presentazione del nostro logo. Qualcuno mi ha fatto notare, ma tra noi e Rivarolo manca una preposizione, noi per Rivarolo, noi di Rivarolo. In realtà, se ci fate caso, tutte le preposizioni si possono associare a noi e a Rivarolo, no? E questo l'abbiamo voluto fare perché? Per dare un senso di inclusività alla nostra lista. Perché il motivo per cui mi sono deciso di candidarmi e anche per provare a coniugare nell'ambito di Rivarolo un progetto che tenga insieme l'inclusività e l'identità di Rivarolo e le tradizioni di Rivarolo e la storia di Rivarolo, che è una storia ricca, che certamente oggi non mi metterò a presentare a persone che comunque la conoscono perfettamente, essendo rivarolesi o essendo persone che si occupano da tanti anni, come la stampa che è presente questa mattina, della vita di Rivarolo, della vita amministrativa. Mi candido perché se ci fossimo incontrati sotto Natale, qualcuno mi avesse chiesto: allora cosa fai, ti candidi oppure no? Io avrei detto no, questa tornata, dopo 7 candidature passate, me ne sto alla finestra. Ho il mio impegno lavorativo che mi assorbe tantissimo e poi voglio sostanzialmente immaginare che i candidati nel ruolo di sindaco non mancheranno. Di fatto poi ho scoperto che quello che stava emergendo dalle cronache dei giornali, dalle voci che cominciavano a circolare per Rivarolo, come cittadino non mi convinceva particolarmente. Sentivo che c'era un vuoto di rappresentatività popolare da colmare. Un vuoto che io e le persone con cui abbiamo cominciato a ragionare in questi ultimi mesi vedevano soprattutto concentrato in un ambito non tanto politico quanto soprattutto di moderazione dal punto di vista dell'approccio, di equilibrio dal punto di vista della individuazione dei problemi, delle criticità di Rivarolo. Abbiamo cominciato a ragionare su un progetto che stiamo portando avanti. Do le persone che si sono messi a collaborare con me, mi hanno individuato come la persona più matura, ahimè, più esperta, che potesse rappresentare un certo modo di vivere Rivarolo, di immaginare lo sviluppo di Rivarolo dopo degli anni che sono stati tormentati mi riferisco naturalmente a tutto il periodo seguente al commissariamento, che ha lasciato degli strascichi e che io mi auguro davvero con queste prossime elezioni amministrative possa mettere la parola fine a una serie di rapporti che a mio avviso dovranno essere rasserenati, perché l'obiettivo di amministrare Rivarolo sarà certamente una questione legata alla maggioranza che riuscirà a imporsi in queste elezioni, ma altrettanto, non voglio dire all'opposizione, alla minoranza che dovrà in qualche modo collaborare per portare avanti, per dare risposte ad una città che non può
a nostro avviso, ad avviso della mia lista, permettersi il lusso di mantenere un approccio conservativo, ma necessariamente dinamico, necessariamente propositivo, necessariamente innovativo, senza stravolgere nulla, ma nello stesso tempo immaginando veramente un ruolino di marcia amministrativo che dia delle risposte da quelle più ordinarie, se vogliamo, quelle dove non conta l'appartenenza politica. Io dico sempre una banalità tra le tante che dico, che le buche sulle strade o i marciapiedi non sono né di destra né di sinistra né del centro, che la funzionalità e la sicurezza degli edifici pubblici a partire dalle scuole non è né di destra né di sinistra, che tutta una serie di domande, di fabbisogni che emergono da parte della nostra popolazione a livello locale non hanno colore politico e devono essere, a nostro avviso, affrontate con un sano pragmatismo, con un progetto, con una vision certamente, ma poi con una capacità di mettere per terra quelli che sono i processi per arrivare a dare soddisfazione, a risolvere i problemi che arrivano. Non sto qui a enucleare quelli che sono i problemi di Rivarolo, perché lo faremo in una riunione più ampia quando presenteremo la lista e quando avrete modo di conoscere uno ad uno i nostri candidati. Candidati, questo sì, voglio sottolinearlo, che in ragione di quanto detto prima, non si sono messi insieme in virtù di un'appartenenza politica, ma in virtù di una visione, di un progetto da portare avanti. Quindi, questa lista non risponde a istanze di tipo partitico. La politica, nella accezione più alta, più ideale, appartiene a tutti. Qualsiasi gesto che noi facciamo all'interno di una comunità, ci insegnava Aristotele, è un atto politico, ok? E fin qui ci ritroviamo. Quello che io ho ritenuto di dover tenere due passi indietro in questa consultazione elettorale è il ruolo dei partiti politici. Questa è una lista di persone, questa è una lista di competenze, questa è una lista di gente appassionata, di rivarolesi, che in un momento così difficile a livello internazionale, a livello europeo, italiano e ahimè anche a livello comunale, trovano ancora la volontà e il coraggio per mettersi in gioco. Chi magari dopo qualche altra esperienza passata, chi in modo totalmente nuovo per arricchire la propria esperienza, per fare un'esperienza diversa, perché le esperienze amministrative sicuramente, lo dico io che mi candiderò per l'ottava volta, ti segnano profondamente, particolarmente se hai a cuore le sorti del tuo paese. Mi candido anche per una ragione squisitamente pratica. A giugno andrò in pensione e quindi fra le alternative che una persona fortunata quando si accinge di andare in pensione, io ho posto anche quella di fare il sindaco a tempo pieno, cioè mi metto a disposizione almeno per un mandato, okay? Quindi il mio raggio temporale sarà per i prossimi 5 anni, mi metto a disposizione della popolazione di Rivarolo perché possa avere un sindaco a tempo pieno, un sindaco che dal lunedì al venerdì
lo si possa trovare a Palazzo Lomellini quando occorre, ma anche per le vie di Rivarolo, in piazza, al mercato, in una scuola, in una palestra, perché questo è anche il mio cliché di rivarolese che ha sempre frequentato fin da bambino tanti ambienti diversi, come Chierichetto, come Alpino, come il giocatore scadente di basket e così via. Quindi io conosco Rivarolo, conosco i rivarolesi e soprattutto i rivarolesi, qualcuno potrebbe farlo a mo' di battuta, conoscono me, quindi il rivarolese che decide di scegliere il sottoscritto sa che cosa aspettarsi nel bene e magari nel meno bene da parte mia, e sa soprattutto che avrà a disposizione un interlocutore presente sul territorio che ha solo ed esclusivamente a cuore il proprio territorio. Ho parlato di territorio e non di comune, perché in realtà io penso che la funzione che deve assolvere il sindaco di Rivarolo per certi versi non sia solo quello di amministrare bene la città e le sue frazioni, e le sue 10 frazioni naturalmente, ma anche di interloquire in maniera positiva, efficace, collaborativa con le realtà, con i comuni limitrofi, come si dice, perché Rivarolo è un po', tra virgolette, la capitale di questo territorio. Molti dei servizi di cui beneficia questo territorio sono presenti a Rivarolo e quindi è giusto avere una visione un pochino più allargata dei fabbisogni che riguardi il comune di Rivarolo e il territorio che Rivarolo in qualche modo rappresenta. Io nasco in tutti i sensi nella Prima Repubblica. Faccio parte di una generazione, no? Noi boomers siamo cresciuti a pane e politica, ok? Ho cominciato a conoscere e interessarmi di politica fin dagli anni del liceo e mi sono iscritto molto giovane al Partito Liberale Italiano, che non a caso era un partito di opinione, no? Non era un partito che abbracciava grandi ideologie, no? Importanti come quelle che altri partiti all'epoca rappresentavano. Era un partito di opinione, un partito pragmatico, un partito che faceva della libertà individuale, della libertà associativa, dei valori importanti. Stavo per dire dormi, ma mi sono corretto in tempo. Quindi mi candido nel 1980 e non vengo eletto. Mi ricordo che il Partito Liberale a Rivarolo faceva festa se riusciva a portare un rappresentante in comune, quando in comune c'erano 30 consiglieri. Mi ricandido nell'85 e nuovamente non vengo rieletto, però a una certa età uno lo fa in maniera appassionata, tale per cui, voglio dire, non è che ci rimane troppo male se le cose non funzionano fin da subito. Poi nel 1990, quanti anni hai adesso? Ne farò 64, al giorno ne compirò 64. Classe 60, diciamo. Classe 1960. Parte della mitica squadra USA. USA, classe 1960. Mi va meglio nel 1990 perché arrivo secondo come Partito Liberale, che naturalmente fa un consigliere che entra come
assessore, ma poi scopre che non, soprattutto per questioni lavorative non riesce a contemperare l'impegno amministrativo con quello lavorativo e familiare, e quindi ho questa chance di entrare in una giunta che, dove ho solo ed esclusivamente per 4 anni imparato da persone come, che voglio citare, il sindaco Domenico Rostagno, quello che poi successivamente fu anche sindaco, Carlo Bondero, ed altre persone che ahimè non ci sono più. In quell'esperienza, quella prima esperienza come assessore all'ambiente, è stata il mio banco di prova, soprattutto il banco dove ho capito le difficoltà, i problemi, le incertezze che si devono affrontare avendo questo incarico. Poi nel 94 ricorderete che un grande evento politico a livello nazionale, politico giudiziario, Tangentopoli, sconvolse un po' l'ordine delle cose, nacquero, morirono i vecchi partiti. Io non ebbi più un partito di riferimento, perché il partito federale, come altri, scomparve dalla scena politica. Nacquero altri partiti. Qualcuno potrebbe pensare: vabbè, se sei stato liberale, quasi per forza di cose entrerai in Forza Italia. All'epoca non mi riconobbi nel progetto di Forza Italia, e quindi preferì dedicarmi per 10 anni molto intensi al mio lavoro, che all'epoca era quello di dirigere una sede CIAC, cioè la formazione professionale in canadese. Poi il richiamo della foresta nel 2004 mi riportò a candidarmi con 2003 tecnicamente. 2003, esattamente. Sì, esatto, ok. Nel 2003 con una lista denominata Riparodium, che aveva come leader Fabrizio Bertot. Con Fabrizio Bertot ho amministrato Rivarolo per i primi 5 anni di mandato, dove credo sia sotto gli occhi di tutti quello che quell'amministrazione riuscì a fare a Rivarolo per rilanciare una certa dinamica commerciale. Io come assessore all'istruzione potei riposizionare il servizio di scuola materna, che prima era fortemente concentrato, e quindi dare un servizio a una popolazione che si allargava sempre di più sul territorio, e realizzammo anche il progetto della nuova scuola elementare, che poi venne inaugurato dopo il commissariamento dall'attuale sindaco Rossani. Dopo il commissariamento, e credo che sia il passaggio che più mi preme sottolineare, mi candidai come sindaco in una situazione alquanto rognosa, se mi permettete, ma lo feci per dare testimonianza di una assoluta distanza da parte mia e da parte delle persone che affrontarono quel passaggio molto sofferto dal punto di vista della comunicazione elettorale e anche successivamente, ma con la soddisfazione di aver portato quella lista al secondo posto dopo la lista vincente del sindaco Rostagno, a fronte di una offerta che, se non ricordo male, era di 5 liste. Appoggiare ancora Fabrizio Bertot nel 2019,
situazione che cominciava già ad essere più un pochino più serena, anche se alcuni nodi di quel passato non erano ancora stati sciolti definitivamente, non andò bene a Bertot. Io entrai con lui come consigliere di minoranza, ci stetti un paio d'anni, poi ebbi dal punto di vista lavorativo una occasione che non ritenni di lasciarmi sfuggire, quella di andare a dirigere un grande ente formativo nazionale, e quindi abbandonai l'impegno amministrativo cedendo il testimone ad Aldo Raimondi. Dopodiché arriviamo ai nostri giorni, dove a un certo punto nel mese di gennaio, riprendendo i ragionamenti intorno al da farsi, mi accorsi che le visioni, i progetti, gli approcci, il modo di interpretare i fabbisogni e la realtà rivarolese non corrispondevano più a quelli di altre persone con cui avevamo fatto in passato un certo tipo. Per cui nacque, come vi ho detto all'inizio di mattinata, l'idea appunto di provare a colmare questo vuoto di proposta che porteremo avanti, sui quali vi dettaglieremo sempre più e sempre meglio nelle prossime settimane.